Buonasera a tutti, sono contento di essere a Camogli, grazie dell'invito, per presentare questo libro che ha scritto Emanuele Felice, che è uno storico dell'economia. Il libro si intitola La conquista dei diritti. Si sente? Il libro si intitola La conquista dei diritti ed è, diciamo, una storia di come si è passati ad avere prima i diritti, diciamo, liberali, storici, il diritto della libertà di pensiero, la libertà dalla paura, le famose libertà di Roosevelt, poi a altri diritti civili che sono un po' più complicati, sono acquisizioni della modernità. È un libro interessante perché offre anche un riassuntino di, diciamo, della storia del pensiero economico e sociale, visto soprattutto la prospettiva europea, d'altronde in Europa, a parte, diciamo, quella diramazione europea che sono stati almeno inizialmente gli Stati Uniti, e questi diritti si sono sviluppati. Ora, il libro presenta un contrasto, diciamo, elenca i punti di vista liberali, poi i punti di vista socialisti, e poi giunge alla fusione di questi, diciamo, dell'impostazione liberale e dell'impostazione socialista, che io penso si possa dire alla fine è quella della socialdemocrazia. Questa fusione è stata realizzata sostanzialmente con la socialdemocrazia. Il libro spiega bene questa evoluzione sempre positiva, che ci ha fatto sperare che le sorti fossero veramente magnifiche e progressive, l'evoluzione positiva che c'è stata, io credo, fino alla fine degli anni 70, un periodo nel quale, diciamo, le differenze di retribuzione fra dipendenti e amministratori delegati erano forti, ma comunque riconducibili a una logica, le tasse sui redditi elevati erano alti e c'era un controllo dei movimenti di capitale che ha impedito fino a un certo punto quello che poi è successo, perché quello che è successo, che ci racconta Emanuele Felice, è che sappiamo tutti quanti, ma è bene non dimenticarlo, i redditi da lavoro sono poco mobili, sostanzialmente immobili, perché spostarsi di lavoro vuol dire cambiare città, trasferirsi, se vai in un altro paese anche parlare un'altra lingua, una serie di ostacoli notevoli alla mobilità del lavoro, mentre invece sappiamo tutti che per merito o per colpa di internet, per spostare 1.000 o 1.000.000 o 1.000.000.000 di euro da una banca all'altra basta fare clic sul computer. Il risultato qual è? Che io chiederò adesso anche a Emanuele di parlarcene. Il risultato è che le entrate fiscali deperiscono, gravano soprattutto sul lavoro dipendente, sui pensionati, i quali non la prendono bene quando vedono che le prestazioni sociali che essi pensano debbano essere remunerate dalle tasse che soprattutto essi pagano, calano, perché le tasse calano anch'esse. Allora credo che una prima cosa che chiederei a Emanuele Felice è di spiegarci quando si è rotto il meccanismo, che lui mi pare che faccia risalire alla fine di un ciclo espansivo, a un ciclo demografico negativo e alla crisi petrolifera degli anni, nella prima metà degli anni 70. Forse a questo punto posso chiederti di elaborare e di commentare questo. Grazie anche a voi per essere qua e per invitarmi in questa splendida location. Allora, quando si è rotto il meccanismo era quello appunto di un incontro virtuoso tra il pensiero socialista democratico e il pensiero liberale, che ha portato contemporaneamente ad ampliare i diritti sociali e i diritti civili. Anche in Italia è stato così. Negli anni 60 e 70 si è creato il welfare state in Italia, anche i diritti civili sono migliorati.
Ora, questo incontro virtuoso è stato possibile dalle condizioni della cosiddetta età dell'oro, crescita di produttività dovuta all'innovazione tecnologica del modello fordista, basso costo dell'energia, una globalizzazione nel campo occidentale regolata negli accordi che, mentre favorivano la liberalizzazione del commercio, governavano la finanza speculativa e la sfavorivano. E una demografia in espansione. In Occidente, negli anni 50, 60 e 70, c'erano i baby boomers, c'era una quota di popolazione giovane che creava ricchezza molto maggiore di adesso. Ora, a partire dagli anni 70, negli anni 70 c'è lo shock petrolifero, qualcosa molto, per certi versi, simile a quello che avviene oggi. Il prezzo dell'energia sale e quindi crea una tensione inflattiva molto forte. C'era lo shock petrolifero. Era finito ancora prima dello shock petrolifero il sistema di accordi internazionali che regolavano il commercio e la finanza, si chiamava il sistema di Bretton Woods. Era finito perché gli Stati Uniti lo abbandonano ed erano finiti gli aumenti di produttività dovuti all'espansione della tecnologia fordista. Questo che vuol dire? Pensate alla motorizzazione di massa in Italia. La motorizzazione di massa si fa negli anni 50 e 60, trae dalla crescita, a un certo punto finisce perché tutti hanno la macchina, insomma, si è fatto. Quindi questo grosso stimolo economico era finito. In quelle condizioni e alla politica spettava un compito non facile di pensare, e tra l'altro iniziavano anche ad affacciarsi le preoccupazioni ambientali negli anni 70. Nel mio libro si parla molto della questione ambientale che inizia allora ad affacciarsi. Però alla politica, mi riferisco alla politica dell'Occidente, in particolare dei paesi democratici dove questo incontro si è avuto, spettava allora il compito di ridefinire un nuovo modello che partiva innanzitutto da una ridefinizione degli assetti internazionali, con tra l'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone. Non era semplice. Partiva da una ridefinizione dei rapporti di lavoro, dei diritti del lavoro. Era una via difficile, si è ritenuto più facile non fare quello e credere e cominciare a credere all'idea che in fondo i meccanismi del mercato risolvessero tutti i problemi e potessero supplire anche alla programmazione politica, in senso democratico, in senso di diritti. E quindi è iniziata a far strada l'idea che il modo migliore di governare, fra virgolette, il mondo era quello di lasciare le forze del mercato quanto più libere, e poi loro avrebbero trovato la via. Io penso, in realtà non lo penso solo io, anche Harari, se vi leggete anche i saggi di Harari, sono ben più noti dei miei, la stessa interpretazione, ma sarà semplicemente la via più facile per la politica all'epoca. Credere che di fronte alla complessità dei problemi la cosa più sensata che la politica in fondo potesse fare era ritrarsi da questi problemi e sperare che l'economia risolvesse questi problemi al posto suo. E quello si è fatto. Ed è stato l'inizio di una nuova era, di una nuova visione, la visione neoliberale, che per alcuni decenni è andata avanti, è stata egemone, e che alla fine ha mostrato anch'essa la corda sul piano della democrazia, sul piano dei diritti, sul piano dell'ambiente. Ed il mio libro, La conquista dei diritti, da questo punto di vista, è un libro che, se uno lo guarda nel lunghissimo periodo, è un libro ottimista. Che io dico, nella storia millenaria dell'uomo, i diritti si sono conquistati, ci sono stati.
le condizioni di vita sono migliorate, le libertà reali si sono affermate. Però se uno guarda negli ultimi decenni non è tanto ottimista, che negli ultimi decenni la democrazia è arretrata anche in Occidente, le disuguaglianze sono aumentate, fuori dell'Occidente regimi autoritari si sono fatti strada, la Cina non è diventata più ricca ma non più democratica, anzi meno democratica, le questioni ambientali sono fatte molto serie. E quindi c'è un ottimismo di lungo periodo e un pessimismo, cioè non un pessimismo, una preoccupazione degli ultimi decenni che inizia negli anni 70, che in fondo ci stimola a pensare al fatto che le conquiste non sono mai scontate, appunto quella stagione di diritti si è interrotta. Ed è oggi tanto più importante essere consapevoli di questo e per questo riprendere anche una battaglia sull'importanza dei diritti, che allora si è perduta. Tra gli anni 70 e 80 si è pensato che non fosse più importante lottare per i diritti in quanto tale, che nel capitalismo di mercato i diritti sarebbero arrivati da sé, e invece non è stato così. Una cosa che ho trovato molto interessante nel discorso che fa Emanuele Felice nel suo libro è la considerazione del rapporto di tempi che c'è fra la libertà politica e la libertà economica. Alcuni sostengono, dice Emanuele Felice erroneamente, e sono d'accordo con lui, che debba venire prima la libertà economica e poi seguirà la libertà politica. È una concezione sbagliata e lo dimostrano molti esempi della vita concreta che abbiamo davanti. La verità è che prima viene la libertà politica. Quando c'è la libertà politica, a questo punto si afferma la libertà economica e anche la crescita economica, che è favorita dalla libertà politica. Il pericolo è che quando la libertà economica produce grandi ricchezze e grandi poteri derivanti dal denaro, la libertà politica venga messa in pericolo. Il fatto che deve venire prima la libertà politica per avere poi una vera libertà economica lo dimostra fra i tanti l'esempio della Cina. Cina dove la libertà politica non c'è, la libertà economica c'è, però vediamo che c'è qualche problema sotto l'aspetto delle libertà, anche solo liberali, possiamo stare quelle civili. Quindi credo che questo sia un tema che sarebbe interessante che Emanuele sviluppasse. A me sembra che la rottura del giocattolo, per così dire, sia avvenuta quando è finito lo spettro del pericolo comunista. Lo dice uno che diciamo ha sempre votato sinceramente a sinistra, ma per i PC ha votato raramente in passato. Bisogna riconoscere che il pericolo comunista ha tenuto, diciamo, le orecchie dritte del capitalismo, costringendolo a essere un animale efficiente, non troppo grasso, per riuscire a sopravvivere. Quando questo pericolo è svanito, l'animale capitalismo si è un po' imbalsito tanto, ed è successo che quello che abbiamo sotto gli occhi, le differenze di remunerazione sono diventate abissali. Oggi c'è un articolo, anche ha fatto uno alla Gabanelli sul Corriere, ma c'è anche uno sul Financial Times Today, nel quale in America in alcuni casi i CEO, cioè i grandi capi, guadagnano 1.500, 3.000, 6.000 volte lo stipendio di un operaio indipendente, non di un operaio, di un dipendente medio, E in America, negli Stati Uniti, è obbligatorio per le società quotate sui mercati regolamentati
scrivere nel loro bilancio quante volte la paga dell'amministratore delegato equivale a quella di un operaio, di un dipendente medio, scusate, o mediano, che non è la stessa cosa. Questi sono tentativi per andare dal neoliberalismo a un nuovo liberalismo. Allora magari chiederei a Emanuele di elaborare un po' la differenza fra neoliberalismo e nuovo liberalismo, che per me è importante. C'è un'altra cosa che dice nel libro che mi sembra interessante, è che l'Asia è passata da un regime passatista, diciamo pure, direttamente al neoliberalismo senza avere sostanzialmente conosciuto il liberalismo, che mi sembra una cosa abbastanza interessante. Sì, allora innanzitutto forse chiariamo che cos'è il liberalismo, perché secondo me c'è un po' di confusione. Il liberalismo è un'ideologia politica che io amo molto, che nasce nel Settecento e nasce sui diritti dell'uomo. Il libro infatti si chiama La conquista dei diritti, parte dal liberalismo. Nasce dall'idea che le persone abbiano dei diritti naturali che il potere non può violare. Quindi è anche un'ideologia dei limiti al potere. Il liberalismo classico, quello di Montesquieu, prima di Locke, i poteri si limitano a vicenda. Questi diritti sono la proprietà, la vita, la sicurezza, la libertà. Quindi il liberalismo è un'ideologia politica, come il socialismo, come il fascismo, cioè, che la sua caratteristica è quella di fondarsi sui diritti dell'uomo. Ricordate la dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione Francese. Quello è il liberalismo. Dopodiché il liberalismo è molto complesso, nel tempo ha assunto vari volti. Il neoliberalismo, o neoliberismo, come lo diciamo in Italia, è una variante del liberalismo, diciamo così, un po' snaturante secondo me, che sostiene che in fondo tutto quel che conta è la libertà economica, cioè la proprietà privata, e che con la libertà economica poi verranno anche gli altri diritti dell'uomo. Per questo si chiama neoliberalismo. Cioè, guardate che in fondo tutto il suo discorso di diritti dell'uomo rischia di confondervi. Voi dovete puntare alla libertà economica, il resto viene una volta che c'è quello. Ora, il neoliberalismo è fallito proprio per questo, perché i paesi che hanno conosciuto la libertà economica, come diceva, come la Cina, senza passare per la libertà politica, non hanno poi conosciuto i diritti dell'uomo. Anzi, la Cina negli ultimi anni è diventata meno democratica, non più democratica. E non solo la Cina, il paese economicamente cresciuto di più in Europa, un paese importante, è il paese di Varsavia, nell'Europa dell'Est, in Polonia. La Polonia è il paese europeo che negli ultimi 30 anni è migliorato di più sul piano economico. Eppure la Polonia è uno dei due paesi, assieme all'Ungheria, nell'Unione Europea, in cui lo Stato di diritto, cioè la democrazia liberale, viene più messa in discussione. La democrazia liberale è appunto lo Stato che deriva dal liberalismo fondato sui diritti dell'uomo. Ora questo in realtà è doppiamente preoccupante, perché una cosa è un paese arretrato, tecnologicamente povero, ed economicamente povero, che non rispetta i diritti dell'uomo. Bene, quel paese, essendo arretrato, in fondo fa pochi danni. Una cosa è un paese tecnologicamente avanzato che non rispetta i diritti dell'uomo. Allora quel paese è pericolosissimo, perché la tecnologia la può usare per schiacciare gli esseri umani, per opprimerli ancora di più. Perché il nazismo è stato così preoccupante? Che in fondo la Germania è il paese tecnologicamente più avanzato d'Europa.
e col nazismo, con quella tecnologia sotto gli ordini del nazismo, ha sterminato milioni di persone. Perché noi oggi ci dobbiamo preoccupare ancora di più della Cina che non diventa democratica? Perché è la seconda potenza economica mondiale, è una grande potenza tecnologica, e può usare quella tecnologia ancora di più per opprimere l'essere umano. Perché Putin è così preoccupante? Perché dispone di armi nucleari, missili ipersonici, e nessuno può rispondere militarmente come andrebbe risposto a Putin, perché può distruggere il mondo Putin per la tecnologia. E pensiamo poi alla sfida ambientale, a come sia importante orientare lo sviluppo tecnologico alla salvezza dell'ambiente e non alla distruzione dell'ambiente. Allora, il problema di una politica democratica che orienti e guidi la tecnologia ai diritti dell'uomo, che sono diritti civili, poi sociali, poi ambientali, è oggi ancora più urgente, ancora più drammatico. E per questo bisogna tornare a una visione del liberalismo originaria, che è un'ideologia dei diritti dell'uomo complessivamente intesi, dove c'è certo la proprietà privata, ma c'è anche il diritto all'istruzione, alla casa, c'è il diritto ambientale, il diritto delle generazioni che verranno, diritto a vivere in un ambiente salubre, diritto agli animali a non essere distrutti e annichiliti dall'uomo. Questi temi vanno posti. In fondo l'urgenza, la necessità di questo libro nasce da qua, dal tentativo di offrire un pensiero progressista nuovo che dica: guardate che bisogna ritornare a ancorare il liberalismo alla sua matrice originaria, che è quella dei diritti dell'uomo, e ancora, prima ancora, è quella di una realizzazione umana fondato sulla convivenza degli altri, insieme agli altri, e sulle libertà insieme agli altri. Il libro, diciamo, un passaggio che ho trovato molto interessante è il richiamo dello studio di un filosofo giurista olandese, Grozio, che è il primo a avanzare la rivoluzionaria teoria che il diritto dell'uomo sia un diritto naturale e che non provenga da Dio. Allora Grozio dice, citato qui da Emanuele Felice: il diritto naturale sussisterebbe in qualche modo ugualmente anche se ammettessimo ciò che non può farsi senza impietà gravissima, che Dio non esistesse o che non si occupasse di noi. Allora, credo che questo sia un richiamo importante alla prima dichiarazione dei diritti naturali dell'uomo che viene fatta da Grozio. Fra questi diritti, prima Emanuele Felice ha citato la dichiarazione dei diritti dell'uomo della rivoluzione francese, ma pochi anni prima c'era stata quella della rivoluzione americana, e può essere interessante ricordare che nella rivoluzione americana non si parla del diritto alla proprietà, ma alla felicità. Alla ricerca della felicità. Allora, molti che oggi dicono giustamente che il PIL è una misura sbagliata del benessere, c'è il famoso bellissimo discorso di Robert Kennedy poco tempo prima di essere ammazzato, concorderanno che il diritto a ricercare la felicità sia un diritto importante. Peccato che, a quanto pare, i costituenti americani, tutti naturalmente proprietari terrieri con vaste terre e schiavi, non avessero molto piacere a scrivere che c'era un diritto alla proprietà, perché se la gente si convinceva che aveva il diritto ad avere una proprietà, poteva diventare pericoloso, e quindi era scritto a ricerca della felicità. Questo, scusate, è un piccolo
inciso. Nel libro è interessante naturalmente l'analisi del fenomeno che va sotto il nome di globalizzazione. Se ne dà un giudizio sostanzialmente positivo, che io condivido, senza evidentemente ignorarne le ombre. Le luci sono agli occhi nostri il fatto che persone che erano fuori dal circuito economico che consente una vita che noi riteniamo degna di essere vissuta, ci sono entrate in questo circuito e hanno quindi conseguito un livello di benessere molto superiore a quello precedente. Tra le ombre c'è naturalmente il fatto che questo ha portato ad una riduzione delle disuguaglianze fra stati, ma ha portato anche a un aumento delle disuguaglianze all'interno degli stati, soprattutto negli stati sviluppati, perché il lavoro, diciamo, a basso costo dei paesi nuovi entrati nell'economia ha spiazzato quello dei paesi che noi chiamiamo sviluppati. Tutto questo è evidente che quello che noi abbiamo in passato, sono cresciuto in un'epoca nella quale effettivamente si pensava che il progresso sarebbe stato lineare, non dico esponenziale, ma lineare verso un mondo sempre migliore. Evidentemente ci sono ottimi elementi per pensare che questo non sia vero. Però resta il fatto che ognuno di noi, nelle sue aspettative, proietta un progresso, cioè pensa a un progresso possibile, non mette in conto le sconfitte che pure ci sono e gli arretramenti che pure possono esserci. Quindi anche questo mi sembra che sia un tema che può essere interessante elaborare, cioè che mentre ci rendiamo conto che non ha senso pensare che la storia proceda verso un avvenire sempre migliore, è naturale che nell'ambito dei progetti di vita umana ognuno pensi per sé o per i propri figli o per i propri nipoti, come una persona della mia età, a un mondo che sia migliore, anche se questo non è detto proprio che ci sarà. E la domanda qual è? Cosa pensi di questo? No, sono abbastanza d'accordo, ovviamente. Penso che il pensiero politico è bello, nobile, la politica che appassiona abbia il compito anche di pensare a un futuro che riguarda tutti, più che il vantaggio di questo o quello. E da questo punto di vista, se noi dobbiamo pensare a quali sono le possibilità di un futuro migliore rispetto al mondo in cui viviamo, o almeno non di un peggioramento drammatico, al centro c'è la questione ambientale. La questione ambientale, da questo punto di vista, diventa centrale per un pensiero politico che vuole assolvere la sua funzione, cioè di dare un senso alla storia, la politica in fondo cerca di dare un significato alla storia. E oggi è quello il tema. Pensate all'importanza di questa affermazione, se è vera, cioè per assicurare oggi un futuro migliore o almeno non peggiore, dobbiamo passare per la questione ambientale, e quindi la politica si dovrebbe occupare di questo, e pensate a quanto è effettivamente praticato oggi in Italia, ma anche in altri paesi, ma in Italia particolarmente, quanto è sottovalutata la questione ambientale, il pensiero politico sull'ambiente, è enorme la sottovalutazione. Eppure nel futuro c'è questo. Se non affrontiamo questo, noi non avremo un futuro migliore, anzi avremo un futuro peggiore.
Sì, il rapporto sui limiti dello sviluppo è stato pubblicato da un gruppo che si chiamava il Club di Roma in un anno che credo fosse 1972 o 73. Questo rapporto era un po', diciamo, usava dei metodi un po' grezzi, però in base a questi metodi grezzi diceva le materie prime saranno disponibili fino a un certo punto, fino a un certo anno, poi non ce ne sarà più. Non ci sarà più ferro, non ci sarà più alluminio, non ci sarà più petrolio e così via. Questo rapporto era grezzo, perché diciamo, si basava su metodi allora statistici allora disponibili, su possibilità di calcolo allora disponibili, perché aveva sottovalutato l'influenza di nuove scoperte economiche o delle scoperte di nuovi giacimenti per quanto riguardava i minerali. Però il suo assunto di base, che allora fu diciamo allontanato con una scrollata di spalle, era che comunque la Terra, più che un certo numero di persone con una certa tecnologia, non poteva sopportare o sostenere, supportare. Allora questa cosa allora fu allontanata con uno scrollone, però quello che era già vero 50 anni fa è ancora più vero ora. Nel suo libro Emanuele Felice sostiene che è importante evitare di restare attaccati alla visione dei problemi improntata sullo Stato nazionale. Allora, credo che questo sia un punto di grande rilievo, perché è vero, tutti quanti pensiamo c'è un problema, risolviamo con una legge, pensiamo alla legge nazionale sia un problema risolvibile con una legge, che non è detto che lo sia. Ebbene, spesso questo punto di vista è mio, è sbagliato, e bisogna riuscire a darci una visione sovranazionale. Di questo l'esempio, il pericolo ambientale è l'esempio direi supremo. Qui ci vuole addirittura una visione mondiale. Allora chiederei a Emanuele Felice di spiegarci un po' meglio di come abbia fatto io quali sono i pericoli di una visione che resta attaccata allo Stato nazionale. Sì, vedete, l'incontro fra il socialismo democratico ed il liberalismo negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale si è avuto all'interno della cornice dello Stato-Nazione, il welfare state. E lo Stato-Nazione ha funzionato. Poi è fallito, è entrato in crisi, in realtà perché si sono iniziati a porre dei problemi globali. La politica nazionale di ogni Stato nazionale, di ogni interesse nazionale di breve periodo, non è stata capace di affrontarlo. L'emergere del problema ambientale rende questo ancora più chiaro. La questione ambientale è ovviamente una questione che non può essere risolta senza una politica globale, e purtroppo la brutta notizia è che non solo una politica globale, ma bisogna anche fare gli accordi con la Cina e con la Russia per risolvere la questione ambientale, che la Russia è il paese più esteso del mondo, la Cina è il paese più popoloso del mondo. Quindi pensate quanto questo è complicato. E ora, se noi guardiamo di nuovo alla storia, all'emergere della sensibilità ambientale, vediamo che su questo alcuni progressi, anche significativi, si sono fatti. Pensiamo agli accordi di Parigi del 2015, che fissano l'agenda 2030, una serie di impegni che in realtà non sono sufficienti a fermare il riscaldamento climatico, però comunque insomma, se fossero rispettati sarebbe un passo avanti nella storia umana in termini di sensibilità ambientale a tutti i livelli mai visto prima.
Quindi la sensibilità ambientale è entrata nella storia. Anche pensate a quello che sta facendo l'Europa con il pacchetto Fit for 55, che avviene nell'ambito di questi accordi. Il fatto che noi dovremo rinunciare entro il 2030 all'auto a benzina, cioè, fa parte di questo accordo. E se non ci fosse un impulso politico forte, noi rinunceremmo agli auto a benzina spontaneamente per le forze di mercato. È la politica che lo fa. Quindi questo c'è, sta avvenendo. Il problema, la preoccupazione, è che non sappiamo se è arrivato in tempo, se questo basta. Di fatto noi ci siamo arrivati adesso negli ultimi anni, però abbiamo perso quasi 50 anni. Il rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo, Club di Roma poi è un gruppo di studiosi prevalentemente dell'MIT di Boston, il rapporto del Club di Roma è del 1972. Erano previsioni rozze, econometricamente rozze, però grosso modo dicevano che se non si faceva nulla intorno alla metà di questo secolo, un po' prima della metà di questo secolo, abbiamo iniziato a vedere fenomeni climatici estremi, progressivi, segno di un caos climatico crescente. E questi fenomeni abbiamo iniziato a vederli, sono diventati realtà. Quindi grosso modo quel rapporto ci azzeccava. E perché dagli anni 70 a oggi non li abbiamo ascoltati? Perché non conveniva alle imprese ascoltarli, non conveniva alla politica che faceva interessi di breve periodo, perché si pensava, si credeva, si voleva credere che il mercato avrebbe risolto tutti i problemi. E di fatto si sono persi 50 anni. Guardate che anche oggi, quando vediamo certe resistenze rispetto al fatto di passare alle energie rinnovabili, rispetto al fatto di passare all'auto elettrica, si fanno gli stessi ragionamenti di 50 anni fa. Ma non conviene, ma si perdono posti di lavoro, vero? La transizione ecologica costa posti di lavoro. Ci vuole un intervento pubblico di welfare che compensi chi perde il posto di lavoro, se no elettoralmente non passa. Ma queste sono questioni che vanno affrontate, vanno messe al centro dell'agenda politica. La transizione ecologica richiede un cambiamento di politica economica, richiede un nuovo intervento pubblico, una politica neo-keynesiana in direzione ambientale. Queste sono questioni centrali e vitali che vanno poste. E qual è la consapevolezza nel dibattito pubblico? Quanto se ne parla, quanto si pone al centro dell'attenzione? Io vedo pochissimo, purtroppo. E se non c'è un'attenzione dal basso su questi temi, la politica tende a non farlo, la politica italiana non lo farebbe per niente. Quel poco che lo fa è perché viene dall'Europa. In alcuni paesi europei ci sono forze ambientaliste molto importanti, anche se non ci sono forse, c'è una sensibilità ambientale molto forte. Ma guardate, per esempio, sapete qual è il paese europeo che è maggiormente colpito dai cambiamenti climatici, della questione ambientale? È l'Italia. Noi siamo al confine della desertificazione che avanza. Il deserto avanza dall'Africa, in Sicilia, in Italia. La pianura padana è la zona dell'Europa occidentale più inquinata, con i maggiori morti, anche su morti per Covid in Lombardia, probabilmente l'inquinamento della pianura padana gioca, ma molto più noi che non l'Olanda, la Germania. Le coste, l'erosione delle coste, il paese più colpito per il numero di abitanti sulle coste è l'Italia, dell'Unione Europea. Sono temi centrali per la nostra vita. Vorrei molto che ci fosse su questo una sensibilità maggiore nel nostro paese. Mi sembra questo un esempio drammatico di come gli interessi economici privati delle imprese
che perseguono legittimamente il loro profitto, va bene, però finiscono per nuocere anche fortemente alle società in cui operano. Se non ci fosse stato l'ostacolo che c'è stato sulla presa di coscienza dei limiti allo sviluppo, che è venuto anzitutto dalle grandi compagnie petrolifere, per quello che riguarda il fumo dalle grandi società americane produttrici di sigarette, per quello che riguarda sul discorso dell'automobile elettrica, io credo che bisognerebbe fare bene i conti, perché finché l'elettricità viene ancora da carbone, che l'automobile elettrica sia un grande passo avanti, credo sia dubbio. Quindi c'è il grandissimo problema di come generare l'elettricità che sarà poi usata per far andare avanti le auto elettriche. Però, a parte questo, che è un di cui del problema, a me sembra che una cosa che va detta è quanto si è deteriorata la situazione della Terra, quante persone sono morte, quante persone moriranno perché si impedisce una vera presa di coscienza di questi pericoli. A me sembra che questa sia, come dicevo, mi sembra prima Emanuele Felice, un problema drammatico che è difficile ritenere esagerato. Quello che sta succedendo, sì, potrebbe anche essere causato da movimenti che noi non abbiamo ancora capito, del Sole o di altri agenti atmosferici che noi non abbiamo ancora capito. Può essere che incidano anche queste circostanze nel drammatico peggioramento del nostro clima, ma quello che è certo è che ha inciso molto l'attività umana, e mentre su quello che fa il Sole non possiamo agire, su quello che facciamo noi possiamo e dovremmo agire. In questo credo che ci sia forse poco da aggiungere, se non la speranza che adesso si può pensare quello che si vuole del movimento della Greta Thunberg, sono ragazzini, quelli che dicono i gretini, va bene, sono ragazzini, eccetera, ma stanno dicendo la cosa giusta o no? Si stanno preoccupando dell'avvenire loro, giustamente, sì. Non li si può liquidare con un'alzata di spalle. Ora, purtroppo, avete visto tutti che questa malaugurata guerra fa sì che della questione ambientale si parli molto poco, perché si torna a usare il carbone. Però questa è una roba che grava sulla nostra testa. Non so se avete visto il film Don't Look Up, in cui c'è DiCaprio che vede questa asteroide che si avvicina verso la Terra e continua a dire arriva l'asteroide, ma se lo fila nessuno perché non ci vogliamo pensare. No, no, a un certo punto se lo filano, però pensano che sia meglio sfruttare l'asteroide per i minerali, le cose, e arrivano tardi e quello si schianta sulla Terra. Sì, è ancora peggio, è vero. Va bene, il libro si occupa molto del tema della disuguaglianza. Io credo che si debba riconoscere che l'uguaglianza degli uomini è un obiettivo, cioè che i diritti delle persone siano uguali per tutti. Poi ognuno di noi è diverso dall'altro, però l'uguaglianza dei diritti e anche l'uguaglianza delle basi di partenza, almeno secondo il pensiero liberale, dovrebbe essere l'obiettivo. Bene, l'uguaglianza è un obiettivo, ma non è un fatto naturale, perché le disuguaglianze si producono naturalmente ed è naturale che chi ne approfitti le difenda le sue maggiori possedimenti in termini di reddito, di patrimonio rispetto agli altri. Quindi l'uguaglianza è un obiettivo politico che probabilmente è irraggiungibile, ma che va sempre perseguito. Io credo che questo sia un aspetto, anche per quello che riguarda per esempio l'uguaglianza delle basi di partenza. Vorrei che Emanuele
Felice ci parlasse un momentino di, delle disuguaglianze come le vediamo oggi e come possono essere, cioè cosa si può fare per attenuarle procedendo verso l'obiettivo dell'uguaglianza dei diritti degli uomini. Sì, no, a me piace molto l'idea dell'uguaglianza dei punti di partenza. Il concetto liberale, se parlava già John Stuart Mill, molto liberale. Poi ovviamente, partendo da punti di partenza uguali, perché diciamo che in fondo tutte le persone hanno una stessa dignità, poi si produrranno delle differenze. Ora, però guardate che l'uguaglianza dei punti di partenza, se ci pensate, è una cosa seria, che richiede politiche che tanta gente che parla dell'uguaglianza dei punti di partenza, poi non fa, non vorrebbe mai. Noi siamo per esempio uno dei paesi in cui l'eredità viene tassata meno. Allora cosa c'è contro l'uguaglianza dei punti di partenza che non il fatto che alcuni ereditino grande ricchezza? Tra l'altro anche con danno all'economia, perché il capitalismo familiare, capitalismo inefficiente, dei figli che ereditano le aziende dei padri e poi non le sanno amministrare. No, avremmo bisogno di una tassazione progressiva sull'eredità per fare l'uguaglianza dei punti di partenza. Avremmo bisogno di un'istruzione di qualità gratuita. Abbiamo bisogno di insegnanti di sostegno nelle aree periferiche, di aiutare chi vive in contesti disagiati ad avere un'istruzione di livello. Avremmo bisogno di premiare effettivamente nel merito le persone, non in base alle conoscenze, nei posti di lavoro, nella carriera che le persone fanno. Pensateci un pochino, pensate alle persone di maggior successo che ci sono in Italia e pensate a quante effettivamente vengono da umili condizioni, come ci sono. Del Vecchio adesso è stato un esempio, per esempio, però tante invece arrivano a posizioni di successo perché hanno una famiglia di un certo tipo. Allora, l'uguaglianza dei punti di partenza è uno di quei principi liberali progressisti che rende il liberalismo, ti dà l'idea del liberalismo di quello che è, cioè un'ideologia di emancipazione dell'essere umano, come il socialismo, fondato sulla dignità del lavoro. Io infatti sostengo che il liberalismo e il socialismo si devono mettere insieme non facendo un compromesso, ma perché entrambi si realizzano l'un l'altro, stanno insieme. Questo è un esempio. E io penso, ma non solo io, lo dicono le analisi, noi negli ultimi decenni siamo diventati in Occidente una società molto più della rendita che non del merito e del lavoro. Chi è ricco tende a essere sempre più ricco e non perché lavora, perché ha la rendita che eredita e che sa sfruttare o fa sfruttare bene. E questo è il contrario di una società liberale ed è il contrario anche di una società democratica, perché crea problemi anche alla democrazia. Ora, il mio ripensamento del liberalismo, una direzione fortemente progressista, parte proprio da qui. Dice, guardate che il liberalismo, se lo prendete sul serio, per esempio l'uguaglianza dei punti di partenza, è una cosa molto diversa da quella che c'è adesso e richiede politiche molto più coraggiose, molto più incisive. Sì, per quanto riguarda l'uguaglianza dei punti di partenza, basti pensare alle differenze enormi in termini di servizi, di istruzione, di sanità, di giustizia fra il nord e il sud dell'Italia. Che, quando è che si realizza l'uguaglianza dei punti di partenza? Ho citato questo tema dell'uguaglianza dei punti di partenza proprio perché lo ritengo un tema sottovalutato, nel senso che sempre citato, ma senza rendersi conto o rendere conto di che cosa veramente implica. È una meta titanica, cioè, veramente sarebbe la realizzazione di una società giusta,
Rawls, citato nel libro, contrappone all'idea della società del bene e la società della giustizia, e io sono assolutamente d'accordo. Però il discorso, secondo me, va affrontato in maniera appunto radicale. Luigi Einaudi, che è stato presidente della Repubblica Italiana, il primo presidente eletto dal Parlamento, perché si fu prima un sembra si chiamasse reggente, che era De Nicola, poi nel 1948 fu nominato presidente Einaudi. Einaudi, grande liberale, difendeva una tassazione dell'eredità tale da annullare un patrimonio nell'arco di 3 generazioni. Luigi Einaudi. Uscì alcuni anni fa un rapporto di alcuni ricercatori della Banca d'Italia, mi pare, in cui si dava conto del fatto che le 100 famiglie più ricche di Firenze nel 2010 erano grosso modo le stesse del 400, perché la potenza del patrimonio accumulato con la rendita che genera è tale da quasi impedire la mobilità sociale. E questo frena anche la crescita economica. Infatti Firenze è declinata in questo immobilismo. Però va bene, Danco, non so se siano previste delle domande. Allora perché no? Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda all'autore Emanuele Felice o al dialogante Salvatore Bragantini. Se non ci sono. C'è un signore là in fondo. La domanda è: che cosa ne pensi della decrescita economica? Che ce l'abbiamo? Ne parlo un po' nel libro. Io penso che bisogna distinguere due cose: il progresso tecnologico, cui sono molto a favore, e penso che noi usciamo dalla crisi ambientale solo con il progresso tecnologico, dalla crescita del PIL, su cui ho un atteggiamento agnostico, nel senso che può essere positiva, può essere negativa. Se la decrescita economica si riferisce al fatto che dobbiamo uscire dal feticcio del PIL, io sono abbastanza simpatico con quegli autori. Purtroppo, leggendo i testi, penso a Latouche, penso a Bevilacqua in Italia, i principali autori della decrescita, mi pare che loro confondano un po' le due cose. Cioè non c'è sufficiente attenzione sul fatto che, sa, noi 50 anni fa eravamo poco più di 3 miliardi di esseri umani, oggi ne siamo quasi 8, quindi e solo col progresso tecnologico, cioè riducendo grazie alla tecnologia e alla scienza l'impatto delle nostre azioni, dei nostri bisogni, non solo i nostri bisogni ma anche l'impatto di ogni bisogno sulla natura, ci salviamo. Quindi nei testi degli autori della decrescita il progresso tecnologico viene sottovalutato e viene sottovalutato il tema dell'aumento degli abitanti. Cioè non è che si tratta solo che ognuno di noi deve cercare di evitare gli eccessi del consumismo, sono anche d'accordo, ma obiettivamente dobbiamo anche porci un problema di contenimento della crescita degli abitanti a livello mondiale, che loro sottovalutano. Quindi, scusa? Possiamo sentire una cosa. Quindi io sono favorevole all'idea che l'obiettivo delle società umane e la felicità umana non può basarsi sulla crescita del PIL. Questa è un'illusione, loro hanno ragione. Penso che noi salviamo l'ambiente, salviamo il pianeta, noi stessi, anzi più noi stessi che il pianeta, solo con la tecnologia e con un comportamento demograficamente responsabile.